telespettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo alla cooperativa Tre Ponti per la presentazione della candidatura di Massimo Seri alle prossime elezioni europee. Un momento di confronto e riflessione sul ruolo dell'Europa in rapporto ai temi attuali. Interverrà l'onorevole Matteo Richetti, saranno presenti i candidati sindaci Perfano, Cristian Fanesi e Stefano Marchegiani. Sono un po' emozionato, però è normale. Non dovrei esserlo dopo 10 anni di sindaco e uno abituato a tutto, penso sia l'esperienza più forte che si possa fare, però non vi nascondo, vedere questa platea così piena mi emoziona, che è una dimostrazione di partecipazione ma anche di affetto. E ci chiediamo perché siamo qui. Beh, qualcuno potrebbe dire, ci hai invitato, effettivamente vi ho invitato e vi dico grazie per questa risposta molto importante. Poi l'altra è perché 10 anni fa, forse 11, quando ho deciso di candidarmi a sindaco di questa città, la prima semplice iniziativa l'ho fatta proprio qui. E devo dire come 10 anni fa si ripete questa sera questa atmosfera e mi emoziona, lasciatemelo dire, siamo in fondo delle persone. Perché siamo qui? Perché l'8-9 giugno ci sono le elezioni europee, si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo è l'unica istituzione della UE che è eletta direttamente dai cittadini e non è una cosa di poco conto. Le istituzioni hanno bisogno di persone che ci mettono la faccia, anche quelle che sono più lontane dai cittadini. Ecco, e questo è lo spirito che in qualche modo mi ha spinto a fare questa scelta e portare la mia esperienza di sindaco, un'esperienza fatta nel territorio, perché l'esperienza del sindaco penso sia una delle esperienze più formative, più difficili, più totalizzanti e dove ci misuriamo su tutti i fronti, su tutti i temi, da quelli economici, da quelli sociali, dai conflitti sociali, da quelle delle relazioni, da quella di rappresentare una comunità con le sue fragilità, con le sue debolezze. E quando si rappresenta una comunità, in modo particolare con le sue fragilità, c'era il vescovo precedente in un'omelia una volta disse una cosa che mi ha colpito e mi è piaciuta e la ripeto spesso, perché chi rappresenta una comunità è come quando sei nel sentiero di montagna e c'è un percorso, chi è davanti deve tenere il passo dell'ultimo, altrimenti la fila non è continua e si perdono quelli che sono indietro. E nelle comunità, nelle istituzioni, quando si hanno responsabilità di questo tipo, non bisogna mai lasciare nessuno indietro. Nessuno dei nostri stati membri da solo, anche quelli più forti, a cominciare dalla Germania, ha la forza e le risorse necessarie per far fronte alle minacce e per cogliere le opportunità del nostro tempo. Se invece ci muoviamo insieme, un'unione, come dicevo prima, di 500 milioni di cittadini, abbiamo con le nostre tecnologie, con il nostro sviluppo, abbiamo un potenziale importante. E dobbiamo continuare a investire su un modello di sviluppo centrato sui cosiddetti beni pubblici, clima e sicurezza, energia ed agricoltura, digitale e salute, benessere sociale e culturale. Questa è la sfida che occorre. Occorre un progetto politico forte per un'Europa sul serio, come dicevamo ieri a Milano. Io mi chiamo anche Seri Massimo, siamo seri al massimo su questo percorso. Massimo Seri ha firmato a Milano per la candidatura alle europee, quali sono i suoi obiettivi e le sue emozioni? Beh, intanto ho accettato e quindi a tutti gli effetti adesso sono candidato. Voler mettere a disposizione l'esperienza che ho vissuto in questi anni, un'esperienza importante, perché fare il sindaco significa guardare tanti aspetti, significa avere pragmatismo, visione, significa seguire un po' tutti i temi, significa saper rappresentare anche un territorio, perché un sindaco può sbagliare ma non si può nascondere, ci deve mettere la faccia e devo dire io ho sempre fatto questo ed era 5 anni fa anche lo slogan che avevo usato, ci metto la faccia. Ma lo faccio anche perché queste esperienze sono importanti, perché quando si è in istituzioni allargate, sovranazionali, non bisogna mai perdere il riferimento del territorio, perché le cose, le decisioni che si assumono poi devono essere tradotte e molte volte diciamo ma chi le ha pensate queste cose? Poi perché penso che l'Europa debba diventare un'Europa sempre più politica, sempre più forte, che abbia svolto un ruolo importante, oggi non sta svolgendo un ruolo e ne paghiamo le conseguenze. Nessun Stato membro da solo riuscirà a affrontare le grandi sfide dello scacchiere internazionale.
il disordine mondiale che c'è preoccupa ed è il grande assente, è stata proprio l'Europa. Allora ci vuole un'Europa che sappia riformarsi, che sappia riformare la sua governance, che sappia essere più forte, che abbia una politica estera condivisa, una difesa condivisa, che abbia anche la capacità di fare ragionamenti e proposte per le politiche sociali, che deve essere un pilastro anche dell'Unione Europea, da quelle della sanità, da quelle sociali, ma poi temi importanti, e qui il territorio diventa ancora significativo, l'agricoltura, la pesca, ma potrei continuare, la necessità di avere una politica condivisa industriale, quella della fiscalità, troppe disparità che ci sono. E allora ecco, per la mia candidatura è perché ci credo, bisogna lavorare su una cittadinanza europea, bisogna fare gli europei, cosa che ad oggi non si è riusciti, bisogna recuperare la visione dei padri fondatori dell'Europa, dei grandi leader che abbiamo avuto, a cominciare da quelli italiani, a quelli, penso ai Kohl in Germania, ai Mitterrand in Francia, ai Delors, che hanno dato una svolta, purtroppo negli ultimi 20 anni questo è mancato, anzi l'Europa molte volte è diventata un alibi per giustificare alcune incapacità. Bene, vogliamo modificare questa tendenza e quindi mi metto a disposizione raccogliendo questa sfida, è una sfida importante anche per il nostro territorio, perché avere una rappresentante del territorio significa essere presenti. Quali sono state le motivazioni che l'hanno portata a scegliere Azione Calenda? Perché è un progetto politico vero, non è un'alleanza di scopo, non è un'alleanza che si scioglie come neve al sole il giorno dopo delle elezioni, che vuole fare un'Europa seria, e quindi sono quelli che e dentro c'è la tradizione, la cultura socialista, repubblicana, popolare, riformista, e quindi è un contenitore dove il nostro percorso, dove è in qualche modo una casa per tanti italiani. Che cos'è per lei la politica oggi e come fare per riavvicinare i cittadini che si sono distaccati dalla politica, per soddisfare le loro esigenze? Semplicemente bisogna avere il coraggio di chiamare le cose per nome e cognome, bisogna provare a fare ragionamenti e non per slogan. Le questioni complesse non si possono risolvere con scorciatoie, si ingannano soltanto le persone. Bisogna avere il coraggio di affrontarle dicendo la verità, anche quando è scomoda. E questo purtroppo troppo spesso non si verifica, e la risposta è stata l'assenteismo. E allora magari a piccoli passi, però proviamo a invertire la rotta e a recuperare magari anche la fiducia della gente. Un'ultima domanda, le sue emozioni per questa candidatura? Beh, è sempre un'emozione importante, perché significa chiedere la fiducia alle persone, e questa non è una cosa di poco conto. La fiducia è una cosa seria, non va tradita ed è importante. È quello che ho cercato di fare in questi 10 anni, forse alcune volte non ci sono riuscito, ma quella è stata sempre la strada maestra, e penso che questa sia l'emozione più grande. Te lo dico subito, non ci siamo, è tutto sbagliato qua. Ti ho detto, la campagna elettorale non si fa tutto così preparato, preciso, per bene. La campagna elettorale si fa come Salvini, un po' di mucche, un po' di salami, un po' di cose. C'è questo sindaco che viene qua preparato, con i numeri, gli investimenti, non so se è poi è quello che funziona. La campagna elettorale è arrivato quello là e ha detto: sapete cosa facciamo se vinciamo? La prima cosa che faccio, che cos'è? Abolisco la Fornero, che è una vergogna, che vi manda in pensione a 70 anni. È stato eletto. Prima cosa, che la Fornero sta benissimo, vi saluta, in salute, la legge... ma così però... Sapete cosa faccio la seconda cosa dopo la Fornero? Flat tax. 15% di tasse per tutti, tassa piatta. C'è la flat tax. Sì, ma non è che fanno così solo quelli di là, Perché quelli di qua, dico di qua perché io sono in mezzo, faccio il capogruppo di Azione, di qua c'ho Salvini, Tajani, di qua c'ho Conte, la Schlein. Quelli di qua dicono: noi siamo la sinistra, e la sinistra ha i valori fondamentali, l'universalismo dei diritti, che sono la scuola, l'istruzione e la sanità. Ha fatto il governo giallo-rosso, 150 miliardi di super bonus, e la sanità è in ginocchio. Io, Massimo, non sono d'accordo che abbiamo una buona sanità. Avevamo una buona sanità. Ma l'altra sera il mio papà, classe 1944, da Fiorano Modenese, e in Emilia Romagna la sanità dovrebbe pure essere una discreta eccellenza, si è addormentato sul telefonino mentre aspettava che gli rispondessero per dargli l'appuntamento, che ha una protesi in una gamba. Voi ridete, ma a me mi ha fatto venire da piangere quella scena lì. La differenza fra la politica di ieri e la politica di oggi? Forse oggi i cittadini sono diventati un po' più esigenti, perché
a forza di sinistra che promette cose per gli ultimi e poi fa il super bonus indebitando lo Stato e non occupandosi di scuola e sanità, o di destra che promette abolizione della Fornero e flat tax ma le tasse non diminuiscono. Oggi vorrebbero vedere quella concretezza che non vedono. Se l'astensione è ad un elettore su due vuol dire che il dato è molto grave, molto serio. Io sono qui a sostenere un sindaco anche perché secondo me c'è bisogno della concretezza che un sindaco ha, che arriva fino alla buca delle strade o fino al bisogno di dare una risposta alla scuola o alla sanità di un paese. Qual è il ruolo della vera politica oggi? Beh, secondo me è rimettersi in un ascolto, in una relazione vera con i cittadini. C'è un'autoreferenzialità molto forte, sistemi elettorali per i quali le liste sono bloccate, la vicinanza al capo ti garantisce il posto in Parlamento, ti fa perdere di vista chi sono i rappresentati, cioè i cittadini, le loro istanze, e soprattutto un senso di responsabilità che sta venendo meno. Questa è una situazione tra inflazione, guerra che si avvicina al confine europeo, perché se l'invasione dell'Ucraina non termina ci sarà una risposta preoccupante, il Medio Oriente che è una polveriera. Ecco, su queste cose servirebbe responsabilità, serietà e concretezza. I temi da portare in Europa sono tantissimi, dalla sanità a partire chiaramente dal cambiamento climatico e tantissimi altri temi come anche strutture per persone malate, sole. Ma per quanto riguarda le persone che non arrivano a fine mese, ce ne sono sempre di più. Come fare? Qual è il primo progetto per tamponare l'inflazione? Le priorità le ha dette esattamente lei. Cioè, il primo progetto è utilizzare quelle opportunità che l'Europa ti dà. Noi stiamo vedendo un PNRR attuato non sempre con gli obiettivi che si era dato, cioè dispersione scolastica, disparità salariale tra uomo e donna, cioè le cause che producono quella sofferenza di cui lei parla. Ad esempio, riattivare una linea come il MES sanitario che non abbiamo utilizzato e che avrebbe dato risposta proprio a chi ha bisogno di cura. E poi politiche sociali, perché sono scomparse dall'agenda. Una volta c'è l'inflazione, una volta c'è la crisi energetica, prima c'era il Covid, sempre meno welfare, politiche per la casa, politiche per i redditi. Ecco, probabilmente le priorità sono proprio queste: spostare le risorse europee non solo sulle questioni infrastrutturali ma anche sull'aiuto e il sostegno alle famiglie. Ritornando al cittadino, e qui concludo, l'importanza di ascoltarlo e come fare per riprendere tutta quella fetta di cittadini che purtroppo non credono più nella politica. Trasferirgli il valore che la politica non è il problema ma può essere la soluzione se agita diversamente. Qui diciamoci la verità, anche noi da cittadini dobbiamo riscoprire l'importanza del voto, perché questa idea diffusa che tanto destra o sinistra poco cambia, il mio voto non produce le risposte di cui ho bisogno, ma diventa un circolo vizioso che porta sempre meno le persone a votare, sempre più la politica a disinteressarsi di quelle persone, ad avere autoreferenzialità, ed un paese in cui si sfilacciano anche i rapporti e i legami sociali. Cioè, io vedo da Emiliano, cioè da una terra cugina a questa, che si stanno anche un po' allentando quelle relazioni che costruivano un sistema di protezione, no? Il cortile, il vicinato, l'associazione, il sindacato, tutte queste forme di rappresentanza a vario titolo. Se non riscopriamo il valore di questa dimensione e quindi anche del voto, allora sono guai. Noi vogliamo che sia un'Europa più bella, più vicina ai cittadini, che porta maggior benessere, maggior coesione e maggior sviluppo. Io vi ringrazio di cuore per essere stati qua. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione di candidatura di Massimo Seri alle elezioni europee. Dalla cooperativa di Treponti è tutto, vi auguro una buona continuazione di serata con i programmi di Fano TV.